My craft, that's what it is, a game that makes everybody yes. Your life is all you nothing do, well my craft is the right game for you. My craft, my best mate, always no time to masturbate. Looking for a diamond in my deeper neeper, suddenly a kamikaze by a creeper. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing delle bustine dei cacciatori Panini. Come sfondo abbiamo l'album che non si vede per poco ragazzi, per poco non si vede. Se avrei un piedistallo allora lo metterei così. Ok, direi di cominciare il video, però posiziono prima. Udite udite, come dal titolo infatti vi porto ben 16 bustine ragazzi. 16 tutte da contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 bustine da scartare e quindi direi che lo divido in tre parti. Nelle prime due parti scarto 5 bustine e nell'ultima parte ne scarto le ultime 6, diciamo. Invece di 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Queste le mettiamo come sfondo. Ok. Ah ragazzi, comunque volevo dire che scambio Federico Casarini, che è l'unico doppione che mi è uscito in quelle 5 bustine dell'album. Quindi se volete offrite. E procediamo con le nostre 5 bustine. Procediamo. Ok, prima bustina. Speriamo che vada qualcosa di buono. Ok, prima bustina, via. Allora, lo scudetto del Torino. Poi Morganella del Palermo. Bocchetti del Pescara, tre giocatori della Serie B, cioè Damonte, Conè e Zecchino. Questo lo scambio perché ho doppio, penso. Altri giocatori di Serie B e Reginaldo del Siena. Ok, primo pacchetto buono perché un altro scudetto che non avevamo. Io direi proprio di metterlo qua, sto scudetto. Dai. Ok, mettiamo qua, seconda bustina. Già intravedo qualcosa del Catania. Ok, parte destro, sinistra, non so la differenza. Del Catania, della squadra. Steve Van Bergen del Palermo. Capuano del Pescara. Tre giocatori della Serie B. Sampdoria e Siena. E infine Peluso dell'Atalanta. Buono. Qualche carta che non avevo, ma penso che tutte non le avevo. Ok, allora ragazzi, direi che le carte le metto da questa parte, altrimenti succede un guai. Buono. Procediamo con la quarta e la terza bustina. Ok. Come intravediamo dall'immagine, lo scudetto del Cagliari. Buono. Qualche scudetto in più. Poi abbiamo Pisano del Palermo. Perin del Pescara. Insigne, grande Insigne, la metto in primo piano. Grande, qualcuno del Napoli. Alessandro Sgrigna del Torino e Del Grosso del Siena. Grande ragazzi. Terza bustina, un giocatore grandissimo del Napoli. Però mi piacerebbe di più che uscisse il Matador, dai. Dai, fatemi questo favore, bustina. Quarta bustina. L'ho aperta in modo bestiale, ve lo dico. Ok. Vedo un allenatore, non so di che squadra è, penso dell'Udinese, sì. Francesco Guidolin dell'Udinese. Bender Dandati della Juventus. Jesus dell'Inter. Neto della Fiorentina. Tre giocatori della B e altri tre giocatori della B, oppure della Primavera, non so. Un secondo ragazzi, torno subito, interruzione. Ok ragazzi, scusate, interruzione di famiglia. Bene, abbiamo trovato Lorenzinho. Ora ultima bustina.
Speriamo di trovare qualcos'altro del Napoli. Buono. Cosa intravedo? Metà squadra dell'Atalanta. Poi abbiamo Udinese. Benatia dell'Udinese. Obiang della Sampdoria. Tre giocatori della B. Bergessio del Catania. E Antonini del Milan. Vabbè ragazzi, come al solito, come non so se alcuni youtuber, che ne so, uno che ti fa Juve, uno che ti fa Roma, non trova mai giocatori della squadra favorita. Io infatti trovo un giocatore per busta, per ogni volta che compro bustine. Ricordo che cambio Casarini del Cagliari. E poi, che ne so, vedo altri doppioni che ho in questo bel mazzetto che mi è uscito. Abbiamo trovato due scudetti e Lorenzinho, grande Lorenzo, col numero 24 del Napoli. E che dire, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.